Ciao amici, bentornati su Officina del Pilota. Io sono Matteo. In questo video vi mostrerò come ho ristrutturato una Smart 450, nella fattispecie la Smart che si trova proprio qui dietro di me. Quando l'ho presa era in condizioni critiche, ora è tornata a splendere. Prima però di entrare nel dettaglio del video, facciamo un salto di qualche mese nel passato per vedere come è cominciato il tutto. Questa parte di carrozzeria, questo sportello, è completamente spaccato. Gli interni sono decrepiti, con le guarnizioni mangiate dai topi. Non c'è una parte decente. Spaccato il paraurti, cofano spaccato. La ristrutturo? Cerchi. Ecco, qui c'è una bella sgrugnata, ma va rifatta tutta. Carteggio prima a mano e poi con il platorello rotorbitale. Sì, lo ammetto, mi sono divertito. Un po' di stucco, i miei cani. Verniciatura della cellula della Smart grigio, fondo per tutti i pannelli di plastica che erano messi proprio male, i cerchi, eccoli qua. Questo invece è il blu delle parti in plastica della Smart, i fender, il cofano, il baule, le minigonne. Ci è voluto tanto perché l'ho fatto nel tempo libero. Siete ancora lì? Mi rendo conto che è stato un timelapse estremo, ma per racchiudere tanti mesi di lavoro in pochi minuti è stato necessario. Prossimo step del video è quello di mostrarvi l'header car, dove ho rifoderato i sedili e non solo, anche gli interni degli sportelli e il cruscotto. Che te ne pare dei sedili? A me piacciono. Andiamo avanti col video. Bene, fase di rimontaggio. Ora non ho tutti i video, non fa niente. Comunque l'ho rimontata, anche perché la vedrete finita tra poco. Immagino vi interessi vedere proprio com'è avvenuta. E quindi continuiamo col video. Ciao. Le guarnizioni volo mi piacciono da morire. Il orologio e il contagiri,
fosse un po' più semplice, a dire la verità. Visto che devo lucidarla tutta, ho pensato di fare uno squillo ad Andrea di Carcher, che lui è un vero professionista, e lui magari mi lucida la macchina. Oh, bello Andrew, come stai? Tutto a posto. Senti, scusa se ti disturbo, ma come sei messo oggi? Dimmi. Mi servo... Dai, dai, ti prego, liberati, mi serve una mano, devo fare una sciocchezza, dai, poi quando arrivi ti spiego. Vabbè, ma a che ora devo venire? 5:30. Ce la fai? Ok, dai. Sei meno quarto. Sei meno un quarto, dai. Grazie, a dopo. Come on! Troppo da carrozziere queste, Andrea? Spero che scherzi. Beh, non è proprio quello che mi aspettavo, però c'è di meglio sicuramente. Ok. Bisognerebbe sempre capire effettivamente quanto va a coprire, perché quello che noi facciamo nel nostro lavoro è andare a rimuovere imperfezioni il più possibile e cercare di coprire il meno possibile. E quindi già che questa è una pasta nera che ti fa le mani nere su un colore scuro, mi fa pensare che sia fatta soprattutto per andare a coprire e quindi sicuramente avere un risultato almeno apparente più veloce, però poi quello che conta invece è il risultato finale nel tempo. Bene amici, è arrivato il momento di andare a farsi un giro con la Smart dopo questa bella lucidata, questo restauro completo. Vediamo che effetto fa la macchina sotto la luce del sole. Video termina qui, come al solito vi ringrazio per la visione, se sei nuovo in questo canale considera l'ipotesi di iscriverti, se il video ti è piaciuto metti like, noi come al solito ci vediamo nel prossimo episodio, ma prima di andartene ti prego di rispondere qui sotto nei commenti a queste tre domande che ti faccio. Prima domanda, ti piace il nuovo colore della Smart? Commenta qui sotto. Seconda domanda, ti piacciono gli interni alpellibe e caramello così? A me piacciono molto, non so a voi, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Terza ed ultima domanda, ho sempre pensato, ne varrà la pena ristrutturare una Smart che è un Euro 3 motore diesel, quindi non può circolare in centro città, io vivo un po' fuori porta, per cui la posso usare dalle mie parti, ma se decidessi una sera di andare a mangiare una pizza con mia moglie in centro città non lo posso fare.
perché la macchina non può circolare, ovviamente. Quindi io ho speso 400 euro per il passaggio di proprietà, 1000 euro per restaurarla, mi sono fatto anche un mazzo tanto, e se decidessi di venderla penso non la comprerebbe nessuno, proprio perché è un euro 3. Quindi la domanda è questa, e ti prego di rispondere nei commenti: secondo te ne è valsa la pena restaurare questa Smart? Let me know in the comment section below. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Peace!